Sto cercando un caffè in particolare. Che cerchi? Un Guatemala molto 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 tecnico. Ah, ce l'avevo qua davanti. Tanto mi piacciono queste bottiglie. Bello, vero? Diciamo che in questo momento qua sto cercando di mettere in setto la bilancia. 20. Alla fine ne userò 19, però uso un pochino per pulire le macine. Sì, e poi anche un po' che si disperde nelle macine. Esatto. Innanzitutto Andrea, chi siete? Dimmi brevemente chi siete e che mi fai assaggiare poi. E noi siamo il Caffè La Tosteria, un'azienda artigianale in un paese a Signa, alle porte di Firenze, e proponiamo in degustazione diversi caffè specialty 100% arabica. Il caffè che vi faccio assaggiare oggi è un caffè per noi molto particolare, molto tecnica. Il produttore è la famiglia Perez, ci troviamo in Guatemala e questo caffè subisce una doppia macerazione carbonica, le prime 96 ore solamente in ciliegia, quindi in drupa, dopodiché facciamo 240 ore di macerazione carbonica solamente chicco e mucillagine. E in seguito il caffè viene essiccato come nel metodo naturale al sole per 24 giorni e poi lasciato riposare in cantina fino a che il grado di umidità non scende fino al 10,5%. Wow. La ricetta che andiamo a utilizzare è 18 grammi in per un peso totale finale di 36 grammi in tazza. Ora lo maciniamo rigorosamente on demand per mantenere inalterate le proprietà. Ma tu stai male come me quando vedi quei macinini antichi dove ristagna il caffè macinato? Io mi giro dall'altra parte, non riesco a guardarli, e a volte si discute col fatto che il barista ritiene sia una comodità, ma in realtà è solo questione di abitudine e pregiudizio a volte. Sì, infatti. Allora, abbiamo il caffè macinato. Perfetto. Andiamo a pulire il nostro portafiltro, onde evitare contaminazioni aromatiche da parte del pannello esausto utilizzato in precedenza. Flussaggio. Flussaggio dell'acqua. Secondo me questo passaggio adesso anche della pressatura, secondo me è veramente cruciale e fa la differenza, no? Sì, perché allora l'importante per evitare ciò che viene chiamato la canalizzazione, quindi diciamo l'andamento dell'acqua che tende a scegliere il percorso di minor fatica, più comodo, sì. E quindi non andiamo ad estrarre, è importante livellare il pannello in modo omogeneo e pressare in modo tale da togliere l'aria all'interno per creare un pannello compatto dove poi l'acqua andrà a estrarre in modo omogeneo. Che temperatura facciamo? 92? 92, estraiamo 92 gradi, sì. E questo lo facciamo per bilanciare acidità, dolcezza e corpo. Vogliamo donare a questo caffè un'acidità contenuta iniziale, una forte dolcezza, un corpo vellutato e un retrogusto prolungato con note di cacao. Sento già l'aroma, che non è una cosa comune, no? Nel classico caffè bar. Esatto. A questo punto non ci resta che berlo. Bene. Alla tua. Grazie. Vabbè, si sente sicuramente la frutta, no? Cioè. Sì, è frutta candita, secondo me. Io verto frutta candita. La cosa interessante di questo caffè è che non possiamo trovare solamente una parte aromatica, ma si sente l'evoluzione data dalla temperatura. Quindi ora siamo passati a qualcosa di più agrumato, tipo scorze quasi di pompelmo. Allora, la salvezza per la mia salute, che è il decimo caffè del giorno,
è che avrà un basso contenuto di caffeina, per forza, dico io. Sì, stiamo parlando di un caffè che viene coltivato tra i 1700 e i 2000 metri, per cui ha, rispetto a un'arabica di bassa quota, un tenore inferiore di caffeina. Ma poi stiamo parlando, dai, di caffè di ottima qualità, per cui è meglio vale approfittarne. Vale sempre la pena. Allora, acidità c'è, però sì, effettivamente non è quell'acidità molto molto spinta che ho bevuto in altri specialty, quindi è attenuata da questo sapore di frutta che dicevamo sì, prima, e vabbè, particolare. Poi ovviamente dobbiamo uscire dalla logica del corpo di un caffè inteso come lo intendiamo espresso all'italiana bar. Dobbiamo uscire dalla logica del caffè con la crema, dobbiamo uscire dal vizio che ha il nostro cervello di pensare che il caffè senza zucchero è caffè amaro. Bisogna togliersi un po' di questi pregiudizi. A volte il nostro problema è che ascoltiamo di più il pregiudizio del nostro cervello e poco sì, ciò che il corpo ci comunica, quindi sensazioni tattili che abbiamo e gustative. Dovremmo concentrarci più in questo e secondo me scopriremo delle cose, ma non solo nel caffè, in tutto. Sì, io lo dico sempre che il caffè non si beve con gli occhi, secondo me il più grande pregiudizio, no, è la vista. Purtroppo noi abbiamo questa sì, italianità in cui dalla vista dobbiamo scoprire tutto, il caffè si scopre tanto anche alla vista, però se poi partiamo dal presupposto di dire ok, dov'è la consistenza, dov'è tutto, già siamo partiti con un pregiudizio enorme che non riusciamo a rompere. Secondo me questo caffè è una figata, ha dei gusti floreali, cioè più che floreali appunto di frutta, che non siamo abituati, secondo me va vissuto come esperienza in quanto tale. Sì. E poi magari non sarà un caffè quotidiano, adesso non so quanto costa e non è neanche importante, però essendo già uno specialty è un'esperienza, un viaggio. Qui con l'estrazione di questo caffè noi manteniamo una filiera di produzione che parte dalla scelta del produttore di avere una qualità eccellente, ed è il nostro dovere trasformarlo in modo eccellente e proporlo in modo eccellente, anche con una comunicazione attiva verso il barista. Il cliente è pronto per questo genere di caffè, il problema è che non lo sa, sì, quindi dobbiamo istruirlo in qualche modo. E pensi che la soluzione sia, o almeno per me la soluzione a questo che tu hai detto, è un barista formato che abbia il coraggio di affiancare alla miscela tradizionale qualcosa di speciale? Secondo te è questa la soluzione per arrivare a bere questo quando magari andiamo in giro, entriamo in un bar? Ci vuole esattamente quello che hai detto tu, facendo un passo prima, precedente. Ci vuole un pizzico di passione in questo mondo qua. A volte si fa questo lavoro in modo talmente distratto che le persone pensano che fare il caffè sia la cosa più semplice della vita, basta premere un pulsante e viene fuori questo liquido nero. No, nel rispetto appunto, come dicevo, della filiera di tutto il caffè, serve passione e formazione e comunicazione. Un barista formato che non sa comunicare, che non è coinvolgente, vende anche poco, propone anche poco. Comunque sì, la professionalità, bisogna formarsi in questo lavoro. Ma mi puoi dire due parole sulla SCA? Perché io ho fatto dei corsi SCA ovviamente. Sì. Mi dici tu cos'è la SCA e come può essere utile sia per i professionisti sia per gli appassionati in realtà? Perché la SCA. Ti dirò una cosa. Io sono diventato istruttore della SCA e ho capito una cosa per me scioccante, incredibile. Mentre facevi i corsi della SCA pensavo di imparare tantissimo, intanto aumentava la mia passione. Una volta dato gli esami per diventare istruttore, in quel momento lì ho capito che dovevo formarmi, perché mi si era aperto un mondo talmente vasto e mi sentivo talmente ignorante, ho detto devo continuare a formarmi. E la SCA mi è servita per che cosa? Perché attraverso i moduli della SCA, quindi partendo dal caffè verde alla tostatura, barista, analisi sensoriale e brewing, ti fa capire che è un mondo talmente vasto e quindi è un input, è una cosa che la SCA, quindi la Specialty Coffee Association, aiuta noi baristi nella formazione e nella scoperta di questo mondo fantastico. Infatti mi fa venire in mente una domanda che mi hanno fatto in uno degli ultimi video nei commenti, che diceva ma io come lo alleno il palato, perché per me il caffè è quello e vado a ricercare quello, che poi alla fine è sempre corpo e persistenza.
è risposto, cioè si allena con la formazione, perché quando ti vai a formare ti formi, assaggi e quindi inauguri un percorso. È la differenza tra sentire ed ascoltare. Tante persone nella comunicazione, no, interpersonale, durante un colloquio ci sono pochi che ascoltano e tanti che sentono, e anche noi nel nostro palato siamo così. Noi mangiamo una fragola, sa di fragola, punto. Il sale è salato, però se ci pensiamo il sale può essere anche dolce, perché ne esistono diversi tipi, quindi il segreto è non sentire, ascoltare. Ascoltare che cosa? Gli stimoli del nostro corpo, quindi in questo caso le sensazioni gustative della nostra lingua e i recettori tattili. Quindi ascoltare per imparare e allenarsi e studiare. Infatti penso che, vabbè, io li consiglio a tutti i corsi, io sono un fanatico del consigliare di farsi affiancare, perché altrimenti certo. È più difficile il percorso da soli, e quindi ben vengano i corsi della SCA, che io consiglio a tutti gli appassionati che guarderanno questo video sempre di fare. Andrea, grazie, è stato un grazie piacere. Grazie a voi, piacere mio. Ciao. Ciao. Mi fido del collega che ha detto 18 grammi, la ricetta me l'ha detta lui. Vediamo. Almeno abbiamo trovato qualcuno a cui dare la colpa. Sì, se non viene il caffè è colpa sua. Abbiamo trovato qualcuno a cui dare la colpa se non viene. Certo, sì. Ok, non avevo dubbi. Allora gli diamo i meriti. Sì, gli diamo i meriti. Allora, ci sono.